Questa tragedia, l'ennesima, non deve finire nel dimenticatoio tra pochi giorni. Altre 3 giovani vite spezzate in pochi secondi, 3 vittime, bilancio pauroso, ma simile a quello che abbiamo raccontato soltanto 4 mesi fa, quando le vittime furono addirittura 4. Dinamica simile. Sono tantissimi i veicoli che a tutte le ore del giorno e della notte attraversano quel segmento della morte. Pensiamo ai pendolari, agli autotrasportatori, ai ragazzi che si recano a scuola, alle infinite motivazioni che possono spingere ad affrontare quella strada che peraltro è l'unica che collega le due città più grandi della regione Puglia, Bari e Taranto, e in mezzo tanti comuni, tante aziende. Il problema c'è, va affrontato ed anche velocemente. L'allarme l'abbiamo lanciato ogni volta, ma è successo ancora. Dobbiamo raccontare di altri 3 morti. Quella strada non deve più uccidere, bisogna intervenire subito, capire il perché di tutti questi incidenti mortali, creare uno spartitraffico centrale, realizzare la doppia corsia che finisce a Gioia del Colle, ma in attesa che questi o altri interventi non più rimandabili siano realizzati, bisogna trovare soluzioni alternative per collegare Bari a Taranto. Un'idea già ventilata l'indomani della penultima tragedia potrebbe essere quella di utilizzare il tratto di autostrada gratuitamente oppure a tariffe ridotte. Stavolta ci vuole l'impegno di tutti perché il tratto della morte non continui a mietere vittime, tante, troppe.